Ciao a tutti quanti ragazzi e bentornati con la nostra walkthrough. Bene, adesso procediamo dopo aver preso il nostro primo elemento che ci becchiamo di nuovo dal Ducano. Villaggio Minish Silvani. Andiamo dal Decano, del Ducano. Situazione di logico, ok, anche lui sta facendo la guida su Minish Cap. Eccolo qui. Parliamo con lui. Oh, avete preso l'elemento zolla? Tu, per essere così giovane, hai molta forza e molto coraggio. Di questo passo non ti sarà difficile trovare gli altri elementi. Per il prossimo devi dirigerti al Monte Cazzo. Lì devi parlare con il Fabbro Fusarto, l'unico in grado di forgiare una spada Minish. Anche stavolta fai attenzione. Ok, grazie mille, possiamo andare? Ah. Vai, da questa parte, non scorgerò per uscire dalla foresta. Grazie infinite, rispettabile decano. E ora, con il vostro permesso, ci incamminiamo per il Monte Fex. E noi partiamo. Stanza segreta. E usciamo dalla foresta di Tiloira. Però prima andiamo in questa casetta. Tu, che vuoi? Mi danno cappuccio e una tunica verde. Tu non sei per caso un umano che ha trovato l'elemento Zolla Shen? Ma sì, sei tu, ho sentito parlare di te. Io sono un inventore, mi chiamo Sia Borgio. Faccio esperimenti su tutto per colpa di spiriti maligni e delle macerie causate dal terremoto. Non puoi tornare ai Rule, vero? Ti darò una delle mie invenzioni. Vedrai che ti sarà utilissima. Hai preso il portabombe! Ci sono 10 bombe in omaggio. Spazza via tanti ostacoli. Attento che non ti esplode in mano, altrimenti la mano non ce l'è più. Forse anche qua a da parte del corpo. Boh, grazie mille. Ci vediamo. Adesso torniamo giganti. E procediamo. Hai preso 5 rupe blu. Fanno buon uso, ovviamente. Mi chiedo perché me lo viene sempre a dire quando trovo una rupe, sempre questo messaggio. Hai trovato delle rupe fanno buon uso? È ovvio, sono soldi. Cosa devo farci? Mi gratto le chiappe. Cos'è sta roba? Portatrice della forza, posso tu per sbronzare le ali del vento. Boom! Giovane, guarda là, lì dove c'era la lapide. Vedi quel segno per terra? Ora ti dico io cos'è. Cos'è? Si tratta... Ma che diavoli sarà? E va bene, non lo so. Ok, vabbè. Commenti detti senza il perché. Ok, qua ci sono le rocce. No, ho sbagliato. Boh. Ancora. Ok. Bomba. Boom. Ops, ho sbagliato tasto. Piccolo errore. Ma perché continuo a sbagliare tasti? Collina est. Usiamo sto fungo che magari ci velocizza. Sì. No. Non so dove sono finito. Però qua c'è un coso Minish. Quindi andiamo a controllare, non si sa mai. Perché si sono ricreate l'erba in 10 secondi? Beh, tu. Guarda, guarda questo frammento! Avevo mai visto una forma simile che non conosci i frammenti di gioia? Allora torna quando ne avrai qualcuno. Cosa sarà mai un frammento di gioia? Lo scopriremo presto. Andiamo a cercare un po' di informazioni su questi frammenti di gioia. Che intanto ci catapultiamo. Andiamo di qua. Chissà perché casualmente questo ci fa pensare che mettendo una bomba possa aprire un muro. Tu muori, tu vieni qua e fatti uccidere. Vieni qua ora. Ok, cosa c'era mai qua dentro? Apriamo. Oh, stai fermo lì. Hai preso conchiglie dei segreti per un totale di 20. Grazie mille.
E ora saliamo di qua. Sì, tu non mi rompi. Bravo. Qua ci sono altre rocce, direi di demolirle. Dai, esplodi, esplodi. Grandissimo. Allora, non è vedo dove sia, mi sono perso. Questa è la no, che fattoria non ho. È una fa, aiuto. Troppe talpe. Ok, siamo arrivati in città. Quasi. Che alberelli, via, via. Eccoci arrivati in città. Città di Hyrule. Che cosa sta succedendo? Che sto tipo? Da questa parte, signore e signori, fate il pieno di gioia. Con due frammenti corrispondenti fate la cosiddetta fusione e avrete felicità a pacchi. Distribuzione gratuita nella sacca che conterrà i vostri frammenti di gioia. Offerta limitata, approfittatene. Sacca dei frammenti, sacca dei frammenti, non mangio i bambini, ecco ne do un'altra te. Hai ricevuto una sacca di frammenti da un barbone che passava di lì per caso. Puoi riempirla di frammenti gioia per il start e puoi verificarne il contenuto guardando nell'inventario. Che se ne è morto di noi? Prendi una metà di questa strana pietra e uscirà l'altra metà. Se combaciano otterrai una fusione. Si dice che la fusione è riuscita. Porti felicità. Tentiamo ora una fusione con il frammento che hai messo in sacca. Quando vuoi fare una fusione, metti come me. Mettiti con me. Me adesso. Poi premi L. Il frammento con la barretta lì a X e inizia l'altra con A. Hai capito? Ovvio, non sono mica stupido. Bene, allora premi L davanti a me, prova a metterli insieme. Più così devi premere L, così compari nella scena della fusione. Ok, i due frammenti si sono incastrati meravigliosamente. Comincia un periodo fortunato. Chi sta? Adesso vediamo un po' cosa succede con questa fusione. Apriamo qualcosa, sì. Abbiamo aperto una casetta vicino a casa nostra. Ok, ce l'abbiamo fatta, felicità certa per me e per te. Alla prossima. Ok, adesso abbiamo pochissimo tempo, vediamo se riesco a raggiungere casa nostra, a vedere cosa c'è lì dentro. Dai, dai. Dai, ok, ce l'ho fatta. Veloce, veloce. Hai preso un frammento di cuore. Quattro frammenti fanno un cuore, più vita. Bene. Noi ci lasciamo qua fuori e nella prossima parte ci dirigeremo al Monte Fe. Alla prossima.